rovinarmi la vita mi viene naturale. Sì. Di quegli insegnamenti la regola base era tenere ben strette tra le gambe integrità, virtù e decenza. Sì. E mantenere alla larga sia orchi che principi era il principio fondamentale, sì. Sì, sì, orchi e principi, anche chi d'azzurri. Perché principi e principi non vanno d'accordo, no, no. E perché con il sesso ci si sporca sempre e comunque. E già, non fu proprio come mi dissi mia nonna, eh. I capelli non mi crebbero affatto nel mentre per coprire le impudicizie oscenamente esposte. Mia nonna era cresciuta in odore di santità e già si voleva fare monaca. Ma il matrimonio, il conseguente sesso e la derivante prole, unica figlia a me magi, fu per lei un accidentale evento, come il vento che impollina i fiori. Mia nonna, alta e austera, rigida sulla sua seduta, soleva spesso narrare a me picciolita questo racconto. Povera Gelsomina, ci sciancare i vesti finché nuda giacque. Focumeo nel mente del bestiale vento, i capigi ci crescirono a una volta per ci copra le impudicizie oscenamente esposte. E mentre moriva e che difetti e buttana ci laceravano la vergine purezza, Iggia gridò in un ultimo afflato. E Dio perdona loro perché non sanno quello che fanno! Finita di raccontare la lieta novella, chiudiva l'occhio, serrava le labbra sottili in silenzio e pua, dopo un secondo momento, sentenziava sempre così. Ricordati, i mascoli sono tutti porci! Non ti fidare mai di Gia! E fu così che si portò a compimento la mia educazione sessuale, sentimentale, chiarificatrice sugli uomini. Il mio primo appuntamento fu con un figliolo automunito. Io 17 anni appena compiuti, e Gio 19, frischi frischi patente. Io avevo messo il mio profumo alla vaniglia, adoravo i pasticceria, da intingere il dito indice in tracrema e liccare. Ma agio che liccare. E dove stiamo andando? Io stringeva la panza una borsa cusuta dalla culotta di un paio di miei vecchi jeans che si erano ormai consumati. E Gio non mi rispondeva. Il suo sguardo percorreva il tragitto minne culo. Come culo? Sei riseduta? Ora vi conto. Il suo sguardo cadeva sempre più spesso lì, sulla mia borsa, e specie dopo la mia rivelazione. Ma davvero la incia prima ci tenevo un culo? E rideva, rideva. E quindi ora ci puoi azzicare proprio tutto, ah? E io finsi di non aver colto quella sua sottigliezza. Sento, ti dispiace se mi fermo un attimino per pisciare? Fui colta da un'improvvisa apnea. Non so se per quella sua finezza lessicale nell'esprimere un'urgenza, in bellezza fisica, o se per il principio di un attacco di panico da primo appuntamento. Ci rispondi io che non c'era nessun problema. Sterzò di colpo, l'auto a gran velocità imboccò una strada che portava in periferia. Ci trovammo presto in campagna. Rallentando accostò e arrestò l'auto e con un gesto della mano mi fece segno che io non potia calare. Lo vidi scendere, inoltrarsi nella campagna e fermarsi dinanzi ad un ulivo. Guardava ambambulata. E beh, che male c'è, scusate, io non l'avevo mai visto prima da allora un uomo atto ad espletare una funzione fisiologica. Sì, restò immobile per un paio di minuti, si sgrullò e s'alzava cerniera, si voltò e con fare soddisfatto mi raggiunse in auto. Bene, bene, e s'assettavo.
spongia sicura alla sua sinistra e fece chiudere in simultanea tutte le quattro porte da macchina, tolse la chiave dal cruscotto e se la mise nel jeans. In poche parole mi aveva sequestrato. Non ci capisci a più niente che mi ritrovai a sua lingua in tabucca. Sentì perdere il contatto della terra sotto i piedi. No, no, per l'emozione, no, no. Abbiamo baciato pure un sedile. E mi ritrovai così, sdraiata, con le gambe all'aria. Mi piaceva. Ma che decidi? Ma che ne saccio io? Era una cosa nuova. Allora mi alzò la gonna, mi abbassò i collant, gli slinto alle caviglie e con forza mi azziccò un suo irto in giobbignè. Io ti dicevo no, 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 mentre cercavo i mata la gonna, no! E Iggio rideva, rideva, rideva. E ciancia, ciancia. E mi riaccompagnò a casa. Io invece davanti a Iggio non versai neppure una lacrima. E furono i 20 giorni più brutti della vita mia. Perché 20 aveva tenuto poco prima il suo affare in mano e se fosse bastato solo quello per restare incinta. Ma chi ne sapeva io? Allora incominciai a fantasticare su una mia probabile gravidanza. Avevo le idee piuttosto poco chiare in argomento di sesso e sulla mia nuova identità di donna. Perché ormai era diventata femmina.